Se in questo momento nascesse il mio vero figlio, saprei che sarà così come lo renderò io, che riuscirei a trasmettergli i miei sentimenti. Ma questo non è mio figlio. È qualcuno inviato dall'Altissimo, giunge per eseguire la sua volontà. Giuseppe medesimo non desiderava nulla di diverso. Aveva atteso di sentire la chiamata dell'Altissimo. Allorché era giunta, l'aveva seguita. Anche se gli era stato imposto di rinunciare alla ragazza che aveva trovato e al suo sogno. Non comprendo, aveva pensato, ma poiché egli lo esige... Dietro le spalle udì la voce della levatrice. Oh Giuseppe, rallegrati molto, è un maschio, hai un figlio maschio, è nato felicemente, è tanto bene. Tua moglie ti chiama. Gli era soltanto sembrato che nella parola moglie risuonasse una sorta di rispetto straordinario. Entrò di corsa nella grotta. Il focolare continuava a fumare, il fumo continuava a pungere gli occhi. Attraverso il fumo, come attraverso una nebbia, scorse Miriam, china sulla mangiatoia. Proprio là, sotto i musi degli animali, aveva sistemato il neonato. Si chinò. Sulla paglia era adagiato un bambino, un qualsiasi bambino umano. Aveva le palpebre serrate, come se si sforzasse di non guardare, e la boccuccia socchiusa, come se cercasse qualcosa. Non era diverso dai neonati che aveva già visti. Le piccole mani livide, strette a pugnetto, non si protendevano verso una spada, era piccola, debole. Aveva bisogno di cure. Il bue e l'asino osservavano il bimbo dall'alto, con sui musi un'espressione simile a comprensione bonaria. Il cane si protendeva e leccava la manina levata. Giuseppe infilò le mani sotto il bimbo e lo sollevò. Era leggero, leggero. Pareva che non pesasse più degli stracci che lo avvolgevano. Le mani del bimbo si agitavano con il movimento vago dei neonati. A un tratto aprì gli occhi serrati. Vide l'iride scura e le corna azzurrine. Guardò interrogativamente quegli occhi, ma il bambino, come un qualsiasi neonato, fissava un punto nello spazio. Continuava a muovere la boccuccia. Si alzò nuovamente. Pose ancora nella mangiatoia. Timidamente, colmo di una nuova tenerezza, toccò il capo di Miriam, chino sulla mangiatoia. Adesso devi riposarti, dormire. Lui vuole dormire. E io non mi allontanerò, sta tranquilla. Non chiuderò occhi, veglierò. Miriam volse il viso verso di lui. Toccò con il dorso della mano la guancia di Giuseppe. So che veglierai, sussurrò. Dunque dormi. Dormirò. Già accomodava il capo sulla paglia, allorché chiese: lo amerai? Potrei forse non amarlo? Certamente qualche pastore avrà messo nelle mani di San Giuseppe un capretto. Mentre voi siete in Dad, nel recinto sono spuntate due nuove caprette e una è questa. Ma oggi, 19 marzo, festa di San Giuseppe,
Noi vogliamo dedicare questi spazi, l'auditorium, le aule, proprio a San Giuseppe. Due motivi. Si dice che i ragazzi devono sognare. È importante che i nostri bambini, che i nostri ragazzi delle medie, i liceali, possano sognare. Guai rubare i sogni ai ragazzi. Questo tempo difficile, qualcuno dice che sta rubando i sogni alle nuove generazioni. Per questo ci affidiamo a San Giuseppe, lui, come abbiamo sentito nella lettura, sa vegliare. Il Vangelo di San Giuseppe racconta soltanto i sogni. Tre sogni e tutti e tre si sono realizzati. Allora gli chiediamo di vegliare sui sogni dei nostri ragazzi e anche sul sogno della nostra scuola, che aprendo questi nuovi spazi si immagina sul futuro, si immagina innovativa, si immagina proprio come la bottega di Nazareth, un luogo dove si fa esperienza. E poi la seconda sottolineatura è questa. La Madonna della Neve è legata a San Giuseppe in un modo tutto speciale. Sapete cos'è un voto? Il voto è una promessa e un impegno, e chi ha fondato questo luogo ha chiesto proprio a San Giuseppe che proteggesse tutti i ragazzi da pericoli gravi e mortali. Sono passati più di 100 anni e grazie a Dio, e le nostre cronache raccolgono tanti episodi che hanno del prodigioso, abbiamo sempre sperimentato questa protezione. È per questo che noi abbiamo così intitolato questo luogo a San Giuseppe, e ora vi invito a dire insieme questa preghiera, che è una preghiera a San Giuseppe immaginata proprio per voi in questo tempo. O San Giuseppe, tu che hai provato la paura del domani, custodisci in questo tempo incerto la nostra scuola. Tu che come falegname hai costruito banchi e sedie, fa che ritorniamo a occuparli. Tu che ottieni da Dio tutto quello che gli uomini ti chiedono, ascolta la nostra strana preghiera di tornare in classe. Senza i compagni e gli insegnanti, finiamo per ammalarci di solitudine. Ricordati della nostra grande famiglia. Amen. Se mi porti il mio facciamo la benedizione per Francesco. Vai. E del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i ragazzi della Madonna della Neve che hanno preparato questa immagine
della Sacra Famiglia, in particolare di San Giuseppe, amico, padre putativo, custode di Gesù. Fedele testimone del Vangelo, donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della sua gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Dio, gloria e letizia dei suoi servi fedeli che ci ha dato in San Giuseppe un segno della sua protezione, faccia risplendere il suo volto su di voi. L'intercessione di San Giuseppe ci liberi dai mali presenti e il suo esempio ci aiuti a vivere secondo il Vangelo nel servizio di Dio e dei fratelli. Possiate godere con Maria, regina di tutti i santi, la gioia e la pace di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.